stai per vedere ti sembrerà follia allo stato puro e non so come reagirai quando vedrai questo video. Quello che sta accadendo adesso è realtà. È un miracolo. Ma non hai motivo di spaventarti. Mi prenderò cura di te e ti proteggerò ovunque mi troverò. E una parte del mio essere, un soffio del mio spirito ti è accanto. Ed è Massimo. Questa è la tua noce, Flor. La stessa che ti ha dato tua madre per allontanare la paura e proteggerti da tutti i mali. Abbi fiducia, Flor. Devi credere che il nostro amore non potrà mai morire. Devi risvegliare il sentimento nel cuore di Massimo. Perché è scritto che voi due sarete felici. Per favore, Flor. Cercami nei suoi occhi. E quando mi troverai, non sarai mai più sola. Ni quando donde y como ni el nombre que te nombra. Amalo, Flor. Porque sé que está cerca. Con te ci sarò per sempre io, il principe dei tuoi sogni. Il mio Federico, il mio conte. Il conte, l'ho cacciato via. No, no, amore mio, no. No, no, il mio signore non deve andare a Cricoragan. Non deve partire. No, no. Evaristo, dove sta il maggiordomo di signor conte? Greta, dov'è andato Evaristo? Ti stava per domandare la stessa cosa. Io avevo detto di affusarmi qui. Oh, non ci posso credere. Va a cercarlo. Cercalo di sopra. Io lo cerco qui sotto. Ma che cosa succede, Re Flor? Un miracolo. Un miracolo d'amore. Una cosa che non credevo potesse accadere. È straordinario quello che mi è successo. È un miracolo. I ragazzi sono stati molto contenti della cucina. Sì, di non credevano ai loro. Visto? Me la cavo bene con i lavori manuali, non lo sapevate, vero? Beh, tu non dici niente. Vieni, sediti qui. Basta con questo silenzio, mi sono stancato. Che ti succede? Mi puoi spiegare perché hai litigato con Bata? È così grave che non puoi dirmelo. Dice tutto, racconta. Ragazzi, avete visto il maggiordomo di signor conte? Evaristo. Non è andato sì, via. Sì, certo che è andato via con Massimo. Ed è meglio che non tornino perché li caccio via di nuovo. Perché lo cerchi? Floriente a cercare Evaristo. Dice che essere molto importantissimo, molto urgente. Bisogna trovarlo velocissimamente. Che cosa sarà successo? Non lo so, ma sembra che sia una cosa importante. Vieni, Nicholas, sentiamo di che si tratta. Che strano, eh? Che cosa sarà successo con Evaristo? Non lo so. Qualcosa non va, Olivia? Niente. No. Sei sicura? Guarda, guarda che faccia hai. Sei arrabbiata con me? Sì. No, aspetta, aspetta. No, quello che voglio dire è che so perché tu e Bata avete litigato. Flor? Floriente? Flor? Quando la cerchi non riesci mai a trovarla, è questo. C'è dentro una videocassetta, chissà cosa stava guardando quella serva. Ferma! Non toccare quel telecomando, brutta strega. Lo sapevo che saresti venuta ad impicciarti. Ma che ti prende? Sei impazzita? Tu sei più matta di quello che pensavo. Tu mi hai fatto credere le cose più assurde. Cosa? Ma perché ti ho dato ascolto? Perché non mi sono accorta che mi stava mentendo? Non so proprio di cosa stai parlando. Perché non ho ascoltato il mio cuore? Non ci credo. Adesso che devo trovare prende? Il conte prima che parta. Perché è stato cacciato via. Ma che ti prende? Sei impazzita, tua. Florencia? Tu vivi per fare del male. Tu sei felice io? Solo se fai soffrire le persone. Hai fatto credere che Massimo era complice tua e di quella strega di tua madre. Ma la vuoi sapere una cosa? Grazie al cielo mi sono accorta che ci sono cose molto più potenti di te, molto più potenti di qualsiasi cattiveria. E tu non riuscirai più a farmi del male. No, non ci riuscirai più. Aspetta, Flor! Flor! Che cosa diamine è successo? In cosa abbiamo sbagliato? Come ho fatto a capire tutto? Lorenzo! Lorenzo! Abbiamo preso tutti i soldi a Flor, sì. Poverina. Poverina. E adesso portiamo via i soldi. A chi portiamo via i soldi? A chi? Forza, dimmelo, dimmelo. Portiamo via i soldi a...
Massimo! Molto bene, a Massimo! E a chi altri? A chi altri? Ah? Delfina! Molto bene! A Delfina! Sì, portiamo via i soldi a tutti! A Massimo, a Delfina e a... E a Malala. Se la conosco bene, ha il suo gruzzoletto. Ora lo incameriamo e la lasciamo al verde. Ebonia, avrà dei risparmi o no? Non credo. Diamo un'occhiata. Dun, 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 dun. Dammi la R, ti do la I. Dammi due C, ti do la O. E ora cos'ho? Ricco. E ora cos'ho? Ricco. Sono ricco. Ricco e parlo con un pennuto. E allora? E allora? E perché no? Se solo tu mi avessi voluto un po' di bene. Era tutto quello che ti chiedevo. Niente di più. Che mi amassi. Pronto? Lorenzo, vieni subito qui. Non so cosa sia successo, Flora ha capito tutto. Vieni! Vieni perché ci sta cadendo il mondo addosso, dai! Permesso? Mi scusi, senta, sto cercando il signor Conte Massimo Augusto Calderon della Hoya, Conte di Cricoragan. È una questione di vita o di morte per... L'aereo del Conte è decollato da 15 minuti. Come è decollato? Come è decollato? Com'è? Perché l'ha lasciato partire? Deve fermare quell'aereo, deve farlo tornare indietro. Cricoragan in fiamme, è un disastro. Ci sono sommosse, ci sono disordini. Il popolo si è ribellato, è il caos più totale. C'è la rivoluzione. Ma perché l'ha lasciato partire? Lei non sente la radio, non vede la televisione. Fermi quell'aereo, fermi subito quell'aereo. Adesso lo spiego. Mi dica che non è vero, mi dica che non è partito. Signore, stanno imprigionando tutta la nobiltà di Cricoragan. Il mio signore è nipote del re. Fermi quell'aereo, fermi subito quell'aereo. Non si può fermare un aereo solo perché lo dice lei. Il mio regno per un elicottero. Io devo intercettare quell'aereo per poter salvare il mio signore, sì. Il mio signore, devo salvare il mio signore. Il mio signore, lei è vivo, non credo in... Ma certo che sono vivo, che diavolo ti succede? Evaristo, sei diventato matto. Ribellione. Che è successo? Marchi! Esecuzioni, signore. Ma che è successo? È successo qualcosa, Flo? Si tratta di Florencia. Cricoragan, signore, Cricoragan. Il suo regno sta capitolando. Il nostro paese è in rivolta. Tutti i nobili sono dietro alle sbarre. In carcere! Olivia, ti posso spiegare? No, non mi devi spiegare niente. Tu provi qualcosa per me. E non mi vedi solo come un'amica, ma... Sì, Olivia. Mi sono innamorato di te. Però sai anche che non farei mai del male a Franco. Lui è come un fratello per me. Sì, lo so. So che non faresti del male a nessuno e tanto meno a Franco. Però io ti voglio bene. Ti voglio bene come posso volerne a un fratello, a un amico. Sì, lo so. E perdonami. No, non c'è niente da perdonare. Queste sono cose che capitano. Mi sembra che il vero problema sono io. È da un po' di tempo che mi va tutto male. Quindi sto pensando di andarmene. Oh, Olivia, cosa stai dicendo? Perché te ne vuoi andare? Tu non devi andartene senza un motivo. Ascolta, io proverò a dimenticarti, ma tu devi restare qui. Ma no, non è per te, Faccia. È solo che da un po' di tempo mi va tutto male, quindi pensavo di tornare in Europa. Non riesco a trovare Evaristo da nessuna parte. Bene, io vado in palestra. Franco, che c'è? Vieni qui, siediti, ti devo parlare. Olivia vuole andare in Europa. Cosa? Come sarebbe a dire? Che quando le ragazze sono un po' giù di morale, dicono in fondo molte cose che in realtà non pensano di voler fare. Sì. Sì, questo succede anche a me, sai. Ci sono momenti in cui vorrei mollare tutto e partire. Era questo che mi volevi dire? Lo que
indietro, indietro, indietro! Ma lascia che te lo dica, questa sì che è fantastica! Per favore, stai scherzando? No, guardala meglio! Olivia. Ciao, Olivia! Si vede che va di fretta. Ehi, che faccia, Olivia? Che cos'hai? Perché stai così? Per lo stesso motivo per cui tu sei andato via dalla casa di Franco e da qualche giorno sei di cattivo umore. Beh, io sto così e sono di cattivo umore per un motivo ben preciso. Perché qualcuno sta facendo una cosa che non dovrebbe e a me non va giù. Ma questo che c'entra con la tua faccia? Non la capisco. Stessa cosa. Ho saputo cos'è successo tra te e faccia. Ma di che ti impicci? Questi sono affari nostri. Tu non ti devi impicciare, Olivia. No, smetti, la bata, basta con le bugie. Lo so che faccia prova qualcosa per me. Beh, ma che voi due litigate per questo mi sembra una stupidaggine. Ah, bene, una stupidaggine. E poi voglio che sia ben chiara una cosa. Che cosa? Tra me e faccia non c'è e non ci sarà mai niente. Perciò non farla tanto lunga con questa Ascolta, storia. Ascolta, Olivia, tu dici che è una sciocchezza e che io la sto facendo lunga. Però quel ragazzo sta facendo una cosa brutta perché è innamorato di te. E tu sei la ragazza di Franco, capisci? Lui così tradisce il suo più caro amico. Hai Senti, visto Marina, che vado qui... a prendere qualcosa. Ci vediamo più tardi, eh? Va bene, ciao. Ah, guarda, ha dimenticato di prendere la borsa. Non lo giudicare. Ma perché? Perché non dovrei farlo? Sapendo che Franco è innamorato di te, anche se mi piace da morire, non oserei neanche guardarti. Bata è cotto di Olivia. Mi stai facendo girare la testa, faccia. Perché non ti siedi? Siamo amici, certo, raccontami che ti amici, succede. Perché me lo ricordi? Sai, stavo pensando a quello che mi hai detto di Olivia. Non ci pensare, Franco, figurati se Olivia va via. Va bene, va bene, ora siediti, dai, siediti e dimmi che cos'hai, mi fa impazzire. Vieni, dai, siediti. Vuota il sacco, forza. Che ti succede? Oh, ragazzi, mio povero cuore, essere piccolo piccolo per angoscia. Cosa sta succedendo in casa? Evaristo essere sfumato, Floriziente è uscita come anima rincorsa da diavolo. Flor ti ha detto qualcosa? Floriziente non fare altro che ripetere ripetitivamente che signor Conte essere innocente, questo dire. Signor Conte essere innocente, signor Conte essere sì, innocente. Sì, ho capito, ma perché diceva così? Non domandare a me questa cosa, io non sa rispondere. Se io sapere, dire subito. Ma insomma, perché adesso Flor dice che Massimo è innocente? Di questo non ne ho la più pallida idea, ma a questo punto non sono io ad essere innocente. Di cosa parli? La ringrazio molto, console, e se ci sono novità la prego di contattarmi subito. Grazie, molto gentile. Non mi faccia stare ancora più in ansia, mi dica che succede. Mia madre è lì. Lì dove? Nel Cricoragarni. In quale parte del paese? Non lo so, non si sa niente, le comunicazioni sono interrotte, nessuno può entrare o uscire, non so cosa stia accadendo. Dobbiamo assolutamente andare all'ambasciata. Sì, buona idea, andiamo. Andiamo. No! Accidenti, ma non vede che arriva una bicicletta? Che diamine, che gente ignorante! Dove andrà a finire questo mondo se continuiamo a comportarci così? Dove sta? Chi? Massimo Augusto Calderon della Hoya, conte di Krikoragan. Doveva tornare a Krikoragan. Per favore mi dica che l'aereo non è decollato. Ma che succede? Tutti mi chiedono di quell'aereo. È partito da circa mezz'ora. Cosa? No, per favore, deve fermarlo. Deve farlo tornare qui, la prego. Signorina, non posso fermare gli aerei in volo solo con un ordine della torre di controllo. Un ordine della torre di controllo? Perfetto, mi farò dare un ordine della torre di controllo. Gli tirerò una corda, lo costringo ad atterrare e gli chiederò perdono in ginocchio se necessario. No, scusate, dove mi portate? No, no, no. Non posso perdere il mio grande amore! Ragazzi! Franco, tu sei come un fratello per me. Questo me l'hai già detto. E sei un ragazzo fantastico. Sì, mi hai detto anche questo. Che succede, faccia? Su, dai! Ecco, ti devo parlare di Olivia. E non si tratta del viaggio in Europa. Che mi vuoi dire di Olivia? Cattiva, ti odio, non hai cuore, non hai sentimenti, sei una strega. Senti, tesoro, l'unica tutrice di questa famiglia sono io e quindi che si succede? Fa solo quello che succede? Che succede? Delfina ha telefonato a mia madre perché mi venga a prendere. Io non voglio andare. Era logico che la chiamassi, lei non fa parte della famiglia, senti, è solo un ospite. Chiudi il becco perché sai dire solo stupidaggini. Roberta resta qui perché è come certo, una di famiglia. È come una di famiglia, ma non fa parte della famiglia. E se io decido che Roberta deve tornare a Salta, Roberta torna a Salta e non si discute, capito, mio caro? Franco, vuoi che faccia cambiare rapidamente idea a Delfina? Tesorino, credi che abbia paura di te? Io non ho paura di te e non ho paura di nessuno di voi. Roberta se ne va a Salta e se qualcuno non è d'accordo e continua a protestare, può andarsene insieme a lei. Io quella la strozzo. Venga a farmi tranquillamente che io blocco il traffico. Sì, ambasciatore.
Sì, capisco, ma devo sapere che cosa sta succedendo. Lì c'è mia madre, c'è tutta la mia famiglia. D'accordo, va bene, appena sai qualcosa mi telefoni, però. Sì, non è possibile, è tutto bloccato, le comunicazioni e qualsiasi cosa, è impossibile contattare cosa? Qualcuno. Sì, 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 sono il conte Massimo Augusto Calderon della Hoya. No, sto telefonando dall'Argentina. Beh, pensavo che essendo un paese confinante voi potevate avere... Certo, capisco, ma lì c'è mia madre, c'è tutta la mia famiglia e voglio sapere cosa sta accadendo. Va bene, d'accordo, se ci sono novità si metta in contatto con me o con i console. Nessuno sa niente. Ah, signore, non la posso vedere così. Che cosa facciamo? Ci sta andando tutto male. Dove andiamo adesso? Oh, non possiamo entrare a Krikuragan. E poi ci hanno praticamente cacciato da casa Fritzenbalten. Siamo dei paria, signore. Evaristo, ascoltami. Mi sai dire qualcosa sulla situazione in casa? Hai scoperto perché mi odiano? Ti hanno detto qualcosa? Oh, signore, deve togliersi subito dalla testa quella famiglia. La odiano tutti. È una famiglia molto strana. A volte la amano, a volte la odiano. Credo che adesso ci siano cose molto più importanti a cui pensare, oh no? Sì, devo impormi di non pensare a loro. Soprattutto a Florencia. Già. Te siento en ese verso que no fue, te siento en las ausencias, te siento en los escombros de este amor que me llenó de pena. Signore! No. Dai, Marina, hai tu la no. mia borsa? Su, no, aspetta! È così! Aspetta. Tra amici esiste un codice. E la fidanzata di un amico è sacra, Olivia. Aspetta, aspetta, Bata, io non sono la fidanzata di Franco e Faccia non mi ha fatto è proprio niente. È questo che non capisci. Lui ha sbagliato perché... Tu non capisci niente, Olivia. Sì, va bene, hai ragione tu. Codici tra amici. Le donne sono stupide e non capiscono niente. È così, è vero? Bene, ciao, Bata. Ciao, Olivia. Ecco qui, ti ho comprato un panino vegetariano come piace non a te. Non mi piace affatto. Come fai a dirlo se neanche l'hai assaggiato? Non sto parlando di questo. Sto parlando di quello che ho sentito. Che? Cosa hai sentito? Ho sentito che Bata è innamorato di tua cugina, Olivia. Cosa? Sì, 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 te lo giuro. Ho sentito molto bene. Bata è innamorato di Olivia. Non è possibile. Allora stanno ingannando Franco. Cosa? Cosa succede, Floriziente? Perché piangere così? Cosa succede? Mi sono sbagliata, Greta. Perché? Perché? È andato tutto male. L'ho incolpato e l'ho cacciato via. L'ho trattato male e l'ho perso, capisci? Ho perso il grande amore della mia vita e non l'avevo capito. L'ho perso per sempre. Nico, non immagini cosa ho saputo. Che cosa? Bata è innamorato di Olivia. Significa che quei due ingannano Franco. È terribile. Sì, sì. Valentina, se sapessi, Bata è innamorato di mia cugina adottiva. Vale a dire che quei due stanno tradendo mio fratello adottivo. Terrible. Sì. Non immagini cosa ho saputo. Bata corre dietro a Olivia, ti rendi conto? Ha come una seconda personalità. Significa che quei due tradiscono Franco, capisci? È terribile, ok? E quei due? Ma... E Valentina che diavolo ha da guardarmi così? Anche Marina, ma che cos'ha? Che sta succedendo qui? Allora, signore, Carolina e Stefanie, sì, sono riusciti a telefonare da Monaco? Stanno provando a farlo da Andorra, ma non... Come? Una sì, sì, grazie, la presidenza. Grazie. Sì, subito. Sì, sì, allora... aspetto. C'è la musica, mi hanno messo in attesa. Cosa hanno detto? Mi scusi, signore, sì, ma su sì, questa sì, sono sempre non qui. Ci sono fondi. Non importa, non importa, aspetto, sì. Perché non proviamo con un altro paese, signore? Che ne so, il Lussemburgo, l'Olanda? Evaristo, signore, per favore. Signore, neanche su questa carta ci sono fondi. Beh, sta usando le carte di credito del Krikuragan. Si vede che sì, sono sì, state ragione, bloccate. Perché non sì, usa sì, quelli sì, locali? Ecco, lei. Tenga. Grazie. Allora, che cosa dicono? C'è sempre la musica, la solita musichetta. Ma sono eterni. No, 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 no. Mi dispiace, ma neanche su questa carta ci sono fondi, signore. Ne assicuro, ma tenga, non capisco. Provi questa. Ci sono i fondi? No, signore, niente. È ridicolo. Mi dispiace, signore. Signore, è evidente che qualche farabutto sta facendo man bassa dei suoi fondi. Beh, questo problema lo risolveremo in seguito, Evaristo. Pago in contanti. Ecco.
Va bene, paga l'ambasciata. Vorrei una suite con l'idromassaggio. No, no, signore, l'ambasciata di Krikorgan non esiste più. Mi dispiace tantissimo, ma non posso aiutarla. L'ho trovato, ci sono, signore. È tutto risolto. C'è l'appartamento che ha preso in affitto per conservare le cose che appartenevano a suo padre. Possiamo usare quello. Sì, è vero, hai ragione, Baristo. Mi dia la chiave. No, mi dispiace ancora, signore. Non può disporre dell'appartamento perché non le ho potuto addebitare l'affitto. Mi faccia capire una cosa. Sono anni che pago con regolarità e per un piccolo contrattempo lei non mi può... Mi dispiace, signore. Evaristo, hai dei risparmi? Sì, ho qualcosina da parte, ma non tanto da poter pagare un hotel a 5 stelle, signore. Dovrà accontentarsi di un hotel diverso da questo. Va bene, non importa, andiamo. Non è poi così male, signore. Se lei è d'accordo, posso pagare per una settimana, finché le cose non si sistemano. Sì, sì, sì. Senta, vorremmo una camera, per favore. La vuole con bagno in camera o bagno nel corridoio? Nel corridoio, sì. Con bagno nel corridoio. Letto matrimoniale o letti separati? No, no, no. Separati, certo. Sì, 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 assolutamente, chiaro. Flor, che ti succede? Ti stavo cercando. E... sono una stupida, Franco. Come? Mi sono sbagliata. Greta mi ha detto che Massimo è innocente. Che significa? Massimo è innocente. No, Flor, ti prego, ascoltami, siediti qui. So che non è facile accettarlo, ma abbiamo fatto bene. Massimo è un imbroglione, un ipocrita, ci ha mentito. No, aspetta, no, sì, ti giuro che Massimo è buono, lui è... ci vuole veramente bene, Franco. Ma è buono? È quello che hai detto di aver sentito. Mi hanno mentito, mi hanno preso in giro come una stupida, mi hanno mentito, io l'ho cacciato via. Flor, aspetta, calmati, Flor, tu stai rifiutando di accettare la realtà e questo è pericoloso. Franco, non mi credi? No, Flor, no, come faccio a crederti? Guarda. Cosa? Quello che stai per vedere... Che cosa c'è? È Massimo, allora... stato puro. È Federico che parla. E non so... No, Flor, è Massimo, è lui che parla. Guarda bene. Quello che sta accadendo adesso è realtà. È un miracolo. E non hai motivo di spaventarti. Federico! Mi prenderò cura di te. È proprio impossibile. Ovunque mi troverò. Non è possibile, l'ho visto davvero. E una parte del mio essere, un soffio del mio spirito. È Federico quello che parla. Come... Ed è Massimo. Come hanno fatto a registrarlo? Come può averlo registrato Federico con Massimo quando l'hanno... Dopo l'incidente. Questa è la tua noce, Flora. Cosa? La stessa che tutto concorda. Dopo l'incidente Federico ha messo Massimo come nostro tutore perché avesse cura di noi, perché ci proteggesse e perché stesse sempre con noi. E l'ha fatto per amore nostro, lo capisci? Concorda tutto perché ci difendesse dalle streghe. Non lo so, non ci credo, Franco, non è possibile. È l'unica davvero cosa che spiega il fatto della tutela. Ma non capisci, Federico si stava occupando di noi, per questo ci ha affidati al conto. Il nostro amore non che potrà fate? Mai morire. Che cosa state guardando? Che fate davanti a quello schermo? Amate l'arte astratta? Tu che cosa ci vedi? Quello che vedi tu. Righe. Righe. Di molti colori, una accanto all'altra. Righe. Righe, bellissimi colori, una vera opera d'arte. Righe. Ma ti rendi conto? Lei ha visto soltanto delle righe, Franco. Non può essere, no, non può essere. Ma come? Non ha visto né Federico né Massimo, non può essere. Perché è un miracolo, ma non lo capisci. Federico mi disse che non ci avrebbe mai abbandonato, che sarebbe sempre stato con me. Ed è così, l'ha fatto, hai visto? Non ci ha mai lasciato, solo che noi non lo possiamo vedere. Tu hai saputo vederlo. Per questo ti sei innamorata di lui, Flor. Tu hai saputo vederlo. No, io mi sono innamorata di... Non lo so, non riesco più a pensare. Sta calma, Flor. Sono... Sono io che non capisco, non... No. Mio fratello. Federico ci ha amato tanto, tanto, che neanche da morto può allontanarsi da noi. È un miracolo. Bisogna credere ai miracoli. È un miracolo. Guarda.
Guarda, con questa maglietta saresti assolutamente perfetta. È carina, però mi piace. Ciao, ragazzi, tutto bene? C'è qualche novità? Ti stava molto bene quel giubbotto. Compralo, è bello. Grazie, Bata. Come vanno le vendite? Magnificamente, non ci possiamo lamentare. Bene. Bisogna dargli un colpetto perché... Lo so. Fai bene a prenderti cura di lei. Gran brava ragazza. Ti assicuro che non so se ridere o piangere. Andiamo. Per favore, mi spieghi che sta succedendo? E proprio tu mi fai questa domanda, Bata. Sì, Bata. Io? Perché? Certo che te lo chiedo. Non ti sembra di aver già superato il limite, mio caro? Che limite? Non capisco di che parli. Per favore, Bata, non fare lo spiritoso, perché con me caschi male. Ho sempre pensato che tu fossi un buon amico, un bravo ragazzo, che non avresti mai... No, invece non me lo dire, ma perché nessuno mi ha avvisato? Scusami tanto. Ho dimenticato il tuo compleanno, tanti auguri. Ok, 100 di questi giorni. E per vuoi sapere la verità? Mi dispiace sì, tanto. Dimmi. E fai anche il finto tonto, lasciami. Ma insomma, ti ho fatto... Andiamo, ragazzi, non esageriamo. In fondo è solo un amico e... Scusa, Olivia, capisco che per te la situazione è più complicata, ma non devi difenderlo, un non lo momento, metto. Un momento, non ci capisco più niente. Perché Olivia dovrebbe difendermi? Insomma, volete dirmi che cosa succede? Davvero? Vuoi che te lo dica? Sì, voglio sapere perché mi trattate in è questo inutile, modo. È inutile, non ne vale la pena. Deve capirlo da solo, andiamo. Andiamo via, ragazzi. Ma ditemi cosa? Per favore. Qui c'è sotto qualcosa. Ah, è orribile. L'abbiamo mandato via. Pensavamo che fosse complice di Delfina. L'abbiamo costretto ad andarsene e lui se n'è andato talmente triste che non tornerà più. Oh, Fatina, aiutatemi, Fatina. Fate che il mio conte torni da me. Ma perché? Io ho sempre detto di tutto. L'ho trattato così male. Ma come ho potuto perché farlo? Perché quella strega di Delfina ci ha mentito, ci ha ingannato. Per questo l'abbiamo trattato male. Però Federico no. Che vuoi dire con questo? Federico non ti disse che Delfina aveva un complice? Sì, è vero. Ma se non è il conte, allora chi è? Non lo so. Sarà Lorenzo. Ah, eccoti qui. Basta. Si può sapere dove diavolo eri finito? Basta, dove dovevo stare? Io lavoro, avevo delle sì, cose da lavori, fare. Cosa mi tradisci? Credi che non me ne sia accorta? Credi che sia stupida? Smettila, smettila, paranoica. Ma come osi? Finiscila! Ti cercavo per dirti che ci sono problemi, brutte novità, e ti fai vivo solo adesso. Sono qui, che vuoi? Che vuoi? Florenzia si è pentita. Come si è pentita? Sì. Che vuoi dire? Sì, ci ha ripensato. Dice che Massimo è innocente. Sento che mi sta sfuggendo dalle mani. Da sola non ce la faccio. Che facciamo? Aspetta. Dov'è il problema, visto che Massimo è andato via da casa? Ma potrebbe tornare in qualsiasi momento. Non capisci? Flora e Franco prima parlavano come due cospiratori segreti. E se dovessero riportarlo qui, mi sento morire. Fermati, che facciamo? Fermati, calmati. Non fare così. Dammi il tempo sì. di pensare. Ma niente panico. D'accordo. Stai calma, ok? Sì, sì, lo so. Ma dobbiamo Devi pensare a qualcosa. Che succede? Che fate voi due? Di che parlate? Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias, te siento en los escombros de este amor que me llenó de penas, te siento en el olvido, te siento en el recuerdo, te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo. Mio signore, le ho portato un po' di zuppa. Poi farà una bella dormita e domani sarà un altro giorno. Vedrà che sua madre è al sicuro. Stia tranquillo, passerà tutto. È che non sopporto più di stare così. Sento che... non sono da nessuna parte. Che senza Flor non ho una casa, non ho una vita, non ho niente di niente.
L'ama così tanto? Sì, l'amo. L'amo come non ho mai amato nessuno. Però non so perché mi odia, non so che cosa le ho fatto. Credo che qualcuno mi abbia voluto infangare per distruggermi, ma non so chi, né perché, né come. Lorenzo. Gliel'ho detto mille volte, signore, che il grande generale Lorenzo non mi piaceva per niente. Non mi è mai andato a genio quello lì. Certo, è così. E l'altro giorno si è comportato in modo molto strano con me. Mi ha quasi minacciato, Devo tornare, devo sistemare questa faccenda. Sono passato a prendere dei documenti che mi ha chiesto Massimo. Sono e tutti? Non capisco perché ti sorprendi. Non sono certo un estraneo in questa casa. No, ma vorrei sapere di cosa parlavate. Che cosa avete da dirvi voi due? Mi stava solo chiedendo dei ragazzi. Visto che Massimo è andato via, era un po' preoccupato. Sì, sono molto preoccupato per i ragazzi. Massimo non c'è, lei deve pensare a tutto. Hai parlato con il conte? Voglio dire, sai qualcosa? C'è qualche novità? No, adesso è in volo, come potevo parlargli? Bene, ora devo andare via. Davvero? Dammi peccato. Notizie e tante... Arrivederci. Grazie per il tuo sostegno, grazie. A più tardi allora. Arrivederci, ciao. A dopo. Perché mi guardi così? Sono di cattivo umore, perché ho accusato il conte di qualcosa che non ha fatto, è innocente. Di cosa parli? In questa casa c'è un complice, in questa casa c'è un traditore e scoprirò chi è. Catastrofico! Glielo spiego io, aspetta! Rivoluzione a Cricoragana! Non urlare! Popolo arrestare! Sta dicendo? Con sangue blu! Ha detto che a Cricoragana c'è la rivoluzione e che hanno arrestato il re e tutta la corte. Che? Sì. Devo andare subito lì, devo andare da lui, è tutta colpa mia! Calmati, Flor, non vai da nessuna parte, toglitelo dalla testa, no, perché è molto pericoloso, non è il momento... Cricoragana in qualche modo! No, non ci sono voli, non ci sono navi, non c'è niente! Un jet privato, ma non hai soldi e io neanche! Non lo so, parlerò con le fatine e vedrai che ci riesco. Franco, tu mi devi aiutare e sai perché? Bene, d'accordo, ti accompagno. Cercherò di trovare i soldi e andiamo insieme. No, tu non vieni perché è troppo pericoloso. No, Flor, vengo con te e anche tu sai perché. Scusate, mi sbaglio o mi sono perso qualcosa? Andiamo. Dai, Thomas, non possiamo continuare così. Se vuoi ti do un pezzo di questa barretta al cioccolato. Non so che cos'ho, mi sento strano. Non ho voglia di fare niente, sento la mancanza di Massimo. Si è comportato male, ma senza di lui la casa sembra vuota. Ti capisco. Ragazzi, vi stavo cercando, dovete farmi un favore per aiutare Massimo. Cosa? Ma sei matto? Va bene che ci manca, però ormai è nel libro nero. Diciamo in quello grigio, no, ma no, c'è... No, Thomas, Massimo no, Massimo è... È innocente, davvero. Lo dicevo e voi mi dovete io aiutare. Che in questa casa sono tutti matti, ah, perché non c'è più Federico. Ma lui c'è, Thomas, c'è, Federico c'è, è qui. Ti assicuro che lui è con noi, è sempre rimasto qualcosa di lui in questa casa per proteggerci. Strano sentirti parlare così. Tu non credi a queste cose, o no? Ma adesso ci credo e vi prego di aiutarmi, ragazzi. Sì, conta su di noi. Bene, dovete prendere il portafoglio di Delfina e portarmi tutte le carte di credito. Devo cercare Massimo. Vuoi cercarlo? Sì, si tratta di vita o di morte. Tu ordini e forza, noi andiamo di là, Dai. Corri, andiamo noi! Torna tutto, è tutto chiaro. Dovevamo arrivarci subito, ma non capisci. Faccia e Bata litigano per una sola ragione. E la ragione è che Bata è innamorato di Olivia. Come? Che cosa hai detto? La odio. Diffida di nuovo di Lorenzo, quella piccola stupida. Che ho fatto di male per trovarmela sempre tra i piedi? Piccola mia, credo che sia arrivato il momento di colpire a fondo. Abbiamo tolto di mezzo quello stupido di Massimo e ora dobbiamo fare in modo che niente si intrometta fra tutti i suoi milioncini e noi. Malala, sono disposto a tutto pur di eliminare quella guastafeste definitivamente. Scegli che preferisci, sangue, sedia elettrica, bomba atomica... Sta zitto, stupido! Sempre la violenza, lasciami pensare in pace. Come vuoi, ma il mio era un nobile fine. Sì, però questa volta dobbiamo ottenere quello che vogliamo in modo rapido e senza troppe complicazioni. Andiamo a bere qualcosa, così pensiamo e mandiamo giù la torta che ce l'ho tutta sullo stomaco. Paghi tu, perché non ho spiccioli. Andiamo, famiglia. Andiamo dove? Chi ti ha invitato? Tu non vieni, porti la torta in cucina, chiaro? Ti accompagno, piccola. Ecco cosa ti vorrei fare, brutta, intrigante, odiosa. Ti voglio fare a pezzi, 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 a pezzi. Hai visto? È uscita senza borsa. Cerchiamo le carte di credito, devono essere lì.
Ecco. Sì, eccola! Trovata! Ta-da! Venderò la bicicletta, anche quella nuova. Sono disposta a vendere ma tutto. Ma ragiona, di andare, ti prego, a pensa. Ci sarebbe no, una vera pazzia. No, è stata una follia buttare Massimo in strada come un cane. Lui si è sempre comportato bene e c'è di peggio. E in casa cosa... c'è sempre stato un traditore, un complice di Delfina. Una persona che si è fatta passare per santo, per buono. E invece non ha fatto altro che nuocere a me e ai ragazzi. Non credi che questa persona dovrebbe pagare per tutto quello che ha fatto? Io credo che, beh, io sì. Io dico di sì e chiederò sì. aiuto alle mie fatine. E al non cielo chiederò aiuto perché poco. Quel farabutto paghi per tutto il male che ha fatto. Mi odia. È vero, mi odia. Flor, per favore, cerca di calmarti. Anche per me il viaggio è importante e penserò a tutto, capito? Ti aiuto io, eh? Ora vai che provvederò. Ascolta. Vai, vai. E lasciami fare, su, da brava. Pronto? Pronto, pronto? Sì, sì, sono io, sì, sì, come stai? Sì, ti volevo chiedere di organizzarmi un viaggetto. Ho qualche giorno libero, mi sono riconciliato con la mia ragazza, con Flor. Sì, sono così felice, non sto più in me dalla gioia. Sì, come una luna di miele, sì, con un piccolo aereo privato, è possibile? Sì, con un aereo privato. Sì, dall'aeroporto internazionale, da lì. Bene, ti ringrazio, aspetto la tua chiamata. Che imbecille, grazie. Che imbecille che sono stato. Che stupido, come ho potuto essere così idiota. Per una volta che mi innamoro della donna dei miei sogni, lei invece mi prende in giro. Mi hanno tolto di mezzo. Mi hanno tolto di mezzo. Che sto facendo qui? Che diavolo avrei potuto fare qui? Visto? Adesso vi porto fuori e vi butto giù da un ponte. Se non mi date subito quella borsa, brutti ladruncoli! No, mai, mai! Ah, sì? Mi obbligate a fare il cattivo? Bene, non c'è problema, al ponte! No, va bene! Non devi cedere, Thomas! Questo ci elimina come mosche e se ci lasci ti diamo la borsa! Forza! La borsetta! Vuoi la borsa? Sì, signore! Eccola! Scegli! La borsetta o la tua amichetta! Non gliela dare, Thomas! Forza, andiamo! Non fatela tanto lunga e ditemi la verità. Hai già sentito tutto, andiamo, Valentina. No, vieni qui, resta qui, non ascoltare questo chiacchierone. Ascolta me, dimmi la verità. È vero che Bata è innamorato di Olivia? Nico, non possiamo negare l'evidenza. È vero, Franco. Bata è un traditore. Per questo ha litigato con Bata? Sì, perché anche Faccia pensa lo stesso di Bata. Giuro che quello lo ammazzo. Dov'è ora? Dov'è Bata? Ditemi dov'è. Non lo so. Franco, Franco, abbiamo il portafoglio. Sì, è stata dura, ma ci siamo divertiti. Molto bene, molto bene. Ma non finisce qui, eh? Yeah! Devo trovare il mio conte e pregarlo di perdonarmi. Per favore, fatine, non fatemi perdere l'amore della mia vita un'altra volta. Devo trovarlo, devo fermarlo, devo farlo tornare Flor, qui. Flor, tutto fatto. Ho trovato i soldi per il viaggio e un aereo privato. Sul serio? L'hai sì, noleggiato? Sì. Come? Per telefono, non c'è tempo per le spiegazioni. Su, bene, dai, andiamo. A che ora parto? Andiamo insieme, partiamo tutti e due. Alle 3 del pomeriggio, ho già parlato no, col pilota. No, tu non c'entri, non voglio comprometterti. Sei minorenne, non voglio metterti nei guai, no, niente Flor, da fare. Flor, io ho molta esperienza di volo e tu invece non sei mai salita su Ma un aereo. Tu non puoi c'entri, andare... mi sono sbagliata io, no? No, Flor, ci siamo sbagliati tutti e due. Cerca di metterti in testa che non ti mando sola laggiù. Non conosci la lingua e ti troveresti in mezzo alla guerriglia. Devo venire con te. Franco, mi proteggeranno le mie fate. Sta tranquillo. Flor, per favore, ascolta. Tu e Massimo siete le uniche persone care che abbiamo io e i miei fratelli, e lo sai. Devo proteggerti, Flor. Devo venire con te. Va bene, d'accordo. Però avverti Greta di prendersi cura dei piccoli, di proteggerli dalle grinfie di Delfina e di Mara. Va bene, ma aspettami qui. Mi preparo in un attimo e andiamo via. Ok, no, no, no. Aspetta, ti raggiungo all'aerodromo. Devo fare una cosa. Aeroporto, aeroporto. Va bene, va avanti perché devo fare una cosa. Va, muoviti. Prendo il mio amuleto. Che vuoi, Lorenzo? Sto partendo. Sì, andiamo, no, andiamo. No, no, vado da sola. Vado da sola. È un viaggio no, pericoloso. No, vado con Franco, non vado sola, non permettimi ti preoccupare. Permettimi di accompagnarti. Non serve, Lorenzo, te lo dico sul serio. Va bene, come vuoi. E quando torno, dobbiamo parlare. Non si fida.
Non si fida di me, non si fida di me, lo sapevo. Non credi che questa persona dovrebbe pagare, ecco, per tutto quello che ha fatto? Io credo io che... Dico di sì, sì, chiederò aiuto, sì, alle simpatine e al cielo chiederò non disturbarle aiuto perché per quel farabutto poco paghi per tutto il male che ha fatto. Non sono un farabutto come pensa lei. E allora perché mi comporto da colpevole se sono innocente? No, non mi importa. Non mi importa di quello che dice Flor. Non ho fatto niente di male. Non ho fatto niente né ai ragazzi né a lei. Sono innocente. No. Non posso permettere che parta con Lorenzo. Meno che mai con Lorenzo. No, 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 assolutamente no. Non lo permetterò. Non devo, non posso. Franco, io essere felice di proteggere i piccoli da quelle streghe cattive. Ma sicuro che tu deve andare? Sì, assolutamente. Oh, stare molto, molto solo attento. Per qualche giorno, e qui Greta, è molto bene, per qualche capito? Giorno, tranquilla. Stare attento, eh? Sì, grazie. Ah, cercavo proprio te. Stai uscendo, andiamo. Allora, accompagni. Che sta succedendo? Bene, parliamone. Ecco, non capisco cosa hanno tutti con me. Non so, i ragazzi sono molto strani. Martin, Nicholas, mi guardano male, ma tu sei qualcosa. Senti, oggi ho avuto un sacco di problemi. Ne parliamo quando torno, va bene? D'accordo? Dicevi sul serio che non sai che cosa succede? Certamente, sono venuto a cercarti per questo. Vorrei che mi dicessi... Sì, so che cosa c'è che non va. Allora dimmelo, per favore. Succede che nessuno qui ama i traditori. Io che colpa ne ho? Non so. E me lo chiedi? Ma andiamo, falla finita. So bene che corri dietro a Olivia, lo so. E adesso che dici? No, sei senza guarda, parole. Guarda che ti sbagli. Mi sbaglio. Le ragazze dei miei amici, favore, per me sono sacre. Non... Ma che mi stai dicendo? So Franco... bene che aspettavi solo che ci fossero dei problemi fra me e mia cugina per intrufolarti fra di noi. Ti giuro sì. Che non è come vattene, pensi, credimi, favore, sei fuori vattene, strada. Non voglio metterti. Ma ascoltami, vuoi picchiarmi? Vuoi picchiarmi? Ti sbagli, però colpiscimi. Prendi i miei pugni, dai. Fermatevi, basta. Se vuoi darle a qualcuno, picchiami. Cosa? Quello innamorato di Olivia sono io. Tu? Salve, sono Florencia Santijan, partiamo? Molto piacere. Adesso? È sicura? A me risulta un altro orario no, di partenza. No, la partenza è anticipata, allora andiamo? Bene, certo, salga a bordo. Appena arriva il suo compagno di viaggio, decolliamo. No, ho dimenticato di dirle che viaggio da sola. Ma mi ha contattato Franco Fritzenwalden e mi ha detto che parteva con lei. Vediamo se mi capisce o glielo devo dire in klingonganese. Viaggio da sola, andiamo. D'accordo. Flor, dov'è Flor? Dov'è? Mi scusi, Flor, permesso. Qualcuno mi può dire dove è diretto quell'aereo? Ah, che lusso, anche la spalliera di pelliccia. Bene, partiamo. Flor, sei lì. Flor! Bienvenido en este corazón.